Bentornati o benvenuti se non ci conoscete ancora al Caffè dell'Ora Blu. Questo è il primo Caffè dell'Ora Blu del 2021 e l'ospite di questa sera lo lascio presentare a Giancarlo, che per la prima Guarda. volta sono io che faccio i testi. Dove sei? Dove sei? Sotto, sopra, dove ci metterà Pablo? Però oggi l'ospite lo presenti tu. Oh, incredibile, dopo un anno che facevo io il cialtrone indicandoti chissà dove, mi piace inaugurare l'anno nuovo con questo nuovo cambio, anche perché ho qui con me una persona specialissima, un'amica, qui con me, qui con noi. Ci tenevo tantissimo, forse qui sta diventando una star, io lo sto a fianco perché sta diventando una star e non si sa mai che magari abbia bisogno di qualche cosa, qualche bisogno di un consulto grafico, così. Maria Grazia Pignoni, che ringrazio tantissimo che ha accettato il nostro invito. Ciao Maria Grazia. È un cialtrone. Allora, Non si via così. cari Grazie. amici del Caffè dell'Ora Blu, come Ma vedete oggi. guardate che non puoi fare una presentazione in pompa magna, mi aspettavo una sviolinata con tutte le cose. Allora, facciamo così. Dal Parliamo oggi. Pokémon alla Lena Mamma, abbiamo qui con noi Maria Grazia Pignoni. No, allora, diciamo che si può inserire nelle quelle persone che, ahimè, dopo lockdown, anzi, durante, dopo fase 2, fino adesso, si è dovuta reinventare un mestiere. Maria Grazia nasce coreografa, ballerina e ha sviluppato poi con l'età, ma è giovanissima, 25-26 anni, adesso non ricordo più bene. Esatto, sembra una cosa drastica. Diciamo fino ai 30 anni, perché poi una ballerina è vecchia. Ma Esatto, per cui lei a non è 25-26 vero, si è ancora dai. dentro. Barbara, cioè, purtroppo c'è un No, dominante fidati, Indra. fidati, che secondo me non è vero, si balla sempre. Ecco, Questo lei è vero. cosa ha fatto? Ha fatto della sua professione una proiezione, nel senso che ha fatto un canale con qualche video dove non c'era solo lei che faceva come Jane Fonda negli anni 80 il fitness, ma faceva degli esercizi di stretching, perché in quel periodo eravamo tutti a casa fermi, la maggior parte, l'unico movimento che poteva fare era tra la sala del bagno, il bagno e la cucina. E allora lei ha dato dei suggerimenti via video, li ha dati anche via radio, ma questa è un'altra cosa e Sì, lo racconteremo un'altra volta. esatto. Spiegaci in 2 minuti dal tuo passato cosa hai buttato in questa nuova esperienza. Allora, purtroppo dopo i 30 anni ti accorgi di avere una certa età e non puoi più ballare, no? Ma adesso veramente a livello proprio fisico c'è proprio un tempo per ogni cosa. Sono molto vicina al tema delle mamme, perché questa età famosa? Perché verso i 30 anni nasce la prima figlia e poi dopo 2 anni nasce la seconda. Quindi da ballerina che ero a coreografa mi sono completamente reinventata in qualcosa che potesse darmi tempo come mamma e poi continuare appunto la mia professione. Sempre da ballerina snob ho sempre un po' pensato che le palestre non fossero il luogo per me. Invece, devo essere sincera, mi sono e mi, cioè, mi hanno divertito e mi divertono tantissimo perché mi divido in questa fase, perché sono giovanissima, eh? Sono giovanissima, Ho però detto in prima 26 anni, tu continui a dire altre cifre, ma non lo so perché. Però in questi 10 anni ho capito come reinventarmi e, detto molto sinceramente, mi sto divertendo tantissimo. Quindi quello che era un lavoro è un lavoro reinventato e come sono approdata a quello che hai citato tu come Elena Mamma è proprio durante il lockdown. Perché intanto voglio sapere una cosa, la vostra attività fisica, allora, parto da Barbara prima, a No, ma da me puoi cosa... anche evitare, ci conosciamo, ci sentiamo spesso, lo sai com'è, attivissima. Per quello partivo da Barbara, che non so se è suicidato. Esatto, Vabbè, non lo io un po' di saprei mai. ginnastica la faccio, poi mi piace camminare tanto, quindi comunque quando si può io il mio giretto lo faccio quotidiano. Camminata Ok. veloce, non camminata da passeggio. Quindi comunque sia, ti alleni ogni tanto a livello di Chiamarlo condizionamento. proprio allenamento? No. Diciamo che Seconda quindi... domanda, sei mamma per caso? Sì, però non di bambini Oh. piccoli come i tuoi, perché in realtà per me il tempo è passato ancora di più, penso. Vabbè, non te lo chiedo quanti anni hai, pensavo fosse 20 Brava, anni, facciamo... però No. è una bella cifra tonda. Ok, che non è enta, ma è qualcosa con l'anta. Sì.
Sì, perché c'è poco di più oltre i 30. Gianca, invece tu, so, l'unico movimento 25. che fai, è l'unico movimento che fai, eh? Cliccare Sono sul della tastiera. mouse. No, allora, in questi mesi, vabbè, a parte l'estate che mi sono mosso un po' in montagna, perché come ben sai io, ahimè, però mi sono fatto male un anno fa, per cui non potevo esplorare i boschi, ma ho fatto le mie camminate, non Adesso siamo non vale l'uomo delle montagne. giustificarsi, come a No, scuola. però ho fatto 40 Lo giorni belli, dici e basta. comunque camminavo, i miei 5 km al giorno, anche di più, li facevo, ahimè, non nei boschi, però li facevo, camminavo in montagna. A questo giro diciamo che, ecco, per uscire a fare quelle 2 o 3 commissioni, come si dice, adesso vado a piedi, visto che comunque stiamo in una città in 2 bollate, si riesce comunque a muoversi, per anche fare una piccola spesa che è a piedi, per cui se riesco mi muovo a piedi, perché veramente adesso sento un po' di difficoltà, Comunque anche perché l'età è oltre. il periodo storico che abbiamo, che stiamo vivendo non aiuta neanche le persone più motivate con voglia di fare. Tant'è che quando mi sono ritrovata a casa, perché ho fatto un piccolo calcolo, comunque sia la mia categoria, su 12 mesi dell'anno io alla fine ho lavorato in questo tra 2020 e basta 2020, perché 2021 è appena iniziato, però sarò ancora a casa per un po', 5 mesi. Io ho lavorato 5 mesi l'anno scorso, quindi per forza di cose ti devi inventare qualcosa. Fortunatamente avevo diverse clienti che mi chiedevano lezioni da casa. E lì è nata l'idea, perché voi immaginate la scena, io sono lì che insegno, faccio tutti gli esercizi, tutte le varie evoluzioni, e a casa chiaramente c'erano mamme disperate che volevano allenarsi, e mentre io ricreavo una posizione che potesse essere, che ne so, la tripose, vabbè, una posizione, facciamo così, così la semplifichiamo, c'era sempre nell'inquadratura, vedevo un bambino che saltava addosso alla mamma, la mamma si metteva a pancia in giù, e il bambino gli saltava addosso e tu vedevi la disperazione di queste donne che allontanavano continuamente i bambini e cercavano di allenarsi, ma era un allenamento molto difficile. Uno, perché la mamma non si divertiva, due, perché c'era sempre il bambino che voleva l'attenzione della mamma. E così mi è nata l'idea, nel senso che non esiste tanto un allenamento mamma e bimbo, perché i bambini, o meglio, esistono delle cose, ma sono un po' noiose per i bambini. Se io dico a un bambino corsa sul posto, ti dura un minuto. Il bambino dopo un minuto basta, è già finita per lui. Oddio, la corsa sul posto, che un minuto mi basta. Va bene. Se li metto in squat, il bambino muore, non ce la fa. Se io dico semplicemente fate una ripetizione 3 volte uno squat, l'hai perso. E quindi, siccome sono mamma e so che cosa vogliono i bambini, ho creato questa lezione che potesse invece attirare il bambino attraverso il gioco. Quindi, quello che per noi è uno squat, per il bambino diventava passa come un gatto sotto le gambe della mamma. Intanto la mamma muore perché sta ai suoi bei il suo bel Bambino squat col bambino che si si sta diverte. spostando. Altro esempio che sicuramente voi sapete, il famoso plank, quello dove appoggi le mani e stai a tavoletta. Tutti Ok. i giorni. Tutti i giorni plank, esatto, dove appoggiare i libri. Quindi la mamma rimane in plank e il bambino che cosa fa? Allora lì è stato proprio divertente perché ho fatto il gioco delle differenze, nel senso che il bambino si gira, la mamma rimane in plank, l'unica cosa che fa magari è sposta un pochino la testa. Quando il bambino si rigira deve capire che cosa è cambiato nella posizione della mamma, che può essere una testa, che può essere un dito incrociato. Quindi un minuto e mezzo la mamma barra due sta in plank, s'allena e il bambino si diverte un sacco. Per cui non sono proprio esercizi per tutte e due, ma sono un gioco per uno e l'esercizio per l'altra. Per cui è Bravissimo, unito queste la due cose mamma qua. si esercita, i bambini Si giocano. diverte e ha tempo di giocare con la mamma, che è una cosa che spesse volte manca. Uno, perché spesse volte noi mamme non siamo in grado di metterci sullo stesso piano dei bambini e ci annoiamo magari con i giochi che fanno loro. Due, il bambino che vede che ha il tempo con la mamma è qualcosa di impagabile per loro. In più la mamma si allena, lo fa volentieri. E quindi ho creato questo che va tanto di moda adesso nel fitness, questo circuito di 5 esercizi, di 5 elementi, con questo allenamento di 20 minuti e poi
varia a seconda dell'attenzione del bambino, perché chiaramente ogni bambino ha una propria concentrazione e attenzione, a seconda del tipo di reazione del bambino, poi dopo loro arrivavano a ripeterlo 3 volte, 2 volte, una volta e così via. Che età i bambini? Allora, mi ha stupito perché io pensavo fosse una cosa tanto per i bambini piccoli, perché era nato soprattutto per questi bambini, l'età dei miei clienti che erano 3-4 anni, barra 5, invece ho visto che ha dato una bella risposta anche da bambini di 11 anni, 11 barra 12 anni, soprattutto le femmine, perché i maschietti già verso gli 11 iniziano un po' No, a prendere basta. distanze, sì. No, dovresti integrarli con un videogame Questa vicino alla mamma, magari c'è una è una console, bella riesco ad idea. avere, forse l'unica. Però io so che tu sei partita, il tuo primo esperimento è stato la nella mamma con le tue figlie. Bravo. Per Motivo cui. perché ero a casa con le bambine, cosa faccio? Le faccio interagire con me, così almeno so che in quell'ora stanno buone e sono con me. Invece ci siamo divertite tantissimo. E ancora adesso che per diversi motivi ho un po' interrotto quel tipo di video, ancora adesso mi chiedono: mamma, ma non facciamo una puntata di Elena Mamma Natalizia? Quindi la rifaccio per merito loro, perché io sono una Adesso. stanca. Dopo sono loro allora che ti tengono allenamento, perché ti richiedono, vedi? E così le clienti e le amiche che mi danno il feedback sui loro allenamenti, che loro spesso non hanno voglia di farlo, ma sono loro a chiedere: mamma, perché non facciamo Allena Mamma? Quindi questa è Per stata la. cui, se qualche mamma che adesso dell'Ora Blu ci sta ascoltando vuole contattarti, dove ti trova innanzitutto? Sei Allora, qualche il link. pagina Facebook o quelle cose lì? A Allora, parte che noi te le rimettiamo nel post quando pubblicheremo questo video, però ti contatta e ti dice: voglio allenarmi con mio figlio, visto che comunque sono ancora a casa. Cosa hai detto 20 minuti prima? C'è un tempo per queste lezioni? Che tu fai video, giusto? faccio video dove c'è tutta la lezione di un quarto d'ora barra 20 minuti. Alla fine di questi video poi saranno loro a decidere se ripetere gli stessi giochi con i bambini. L'ideale sarebbe 3 ripetizioni, quindi 15 più 15 più 15, però poi lì dipende veramente dai ragazzi, dai bambini. E per trovarmi, guarda, è facilissimo perché ho lasciato il nome sia su Instagram che su Facebook che su Twitch, un nuovo canale che ho scoperto da pochissimo, come Oddio. No, Elena Mamma su Twitch non c'è ancora, ho detto una cosa, ho spoilerato una cosa, quindi non Ok. parlo, No. cancella questa Allora parte. è comunque Elena Mamma la parola chiave, Tutti i Elena canali Mamma. Elena Inizia Mamma. a metterci la R di registrato perché è abbastanza facile. Per cui successo sempre più un aumento in base alle ondate del virus, o Sì. credi che sia una cosa che possa comunque continuare? Allora. Cioè, Bella domanda. Allora, io una cosa l'ho notata, i picchi di ascolti li ho sempre avuti nel weekend, che è esattamente quando una mamma non lavora e quindi può dedicare del tempo a fare queste cose. Ma soprattutto è subentrata un'altra richiesta, che io totalmente ignoravo, mi hanno chiesto dei video personalizzati. Allora, a me è arrivata questo, nel senso che no, da persone che non conosco, quindi i social in questo sono stati assolutamente, mi hanno aperto un mondo, perché io sono ancora analogica di quella fase, una fatica pazzesca. So che un po' di tempo fa avevate come blogger Azzel, giusto? sì. Ecco, io sono l'opposto, analogica, anziana e tutto. Tramite i social, quindi mi sono un po' ricreduta su questo, devo imparare a usare meglio i social. Comunque, tramite social sono stata contattata da mamme che mi chiedevano video personalizzati. Allora, lì è nata una nuova formula, nel senso che io mando una scheda personalizzata alle mamme in cui ci sono diverse domande, dove apparentemente sembrano quasi domande inutili, perché io in questa scheda chiedo qual è il piatto preferito di tuo figlio, come si chiama, quanti anni ha, qual è il cartone animato preferito, il colore, quindi faccio un po' di domande generali. In realtà a me questa scheda serve per avere un'idea di quello che è la coppia che si allenerà con me. E quando io giro la puntata, abbiamo anche un green screen, quindi posso assolutamente creare. Sì, guarda, ma è una cosa che Non mesi mi che sembra aspetto. proprio.
Quindi faccio l'esempio dell'ultima che ho girato, c'era questa mamma di nome Sara con suo figlio Lorenzo, che è appassionato di dinosauri e navicelle spaziali. Abbiamo creato una storia e cosa cambia? Che essendo uno a uno il discorso diventa personalizzato, è divertentissimo perché io parlo alla videocamera proprio rivolgendomi a Sara e Lorenzo. Quindi tutto giocato, navicella dello spazio, invece siamo a fare gli addominali in bridge col bambino che sale sopra, sempre l'aiuto delle mie figlie perché è fondamentale. Feedback anche in questo finale della mamma, l'ultimo che mi hanno mandato, il bambino era entusiasta e poverino davanti alla televisione continuava a dire: Mamma, ma perché non mi rispondono? E lui rispondeva a tutte le domande che io facevo: Hai fatto, Lorenzo? Sei stata brava, Sara. E lui tutto eccitato rispondeva, poi alla fine ha detto: Ma perché non mi rispondono? Sì, loro adesso sono abituati con le FAD, con le DAD, per cui Certo. pensano che era diretta, probabilmente pensava fosse in diretta, per Pensavo cui fosse in diretta. interagire con te. Senti, dopo di qua, cioè, ci aspettiamo bolle che ti aiuta a fare la mamma e altre cose. Stai Potrei pensando ad altre cose, spettacoli televisivi, non so cosa bolle in pentola. diventare un allenamento anche per quegli adolescenti. Ma guarda, allora mi avete servito l'assist. Non l'ho pensato per gli adolescenti, ma per i nonni. Allora io avevo un format bello pronto che il mio amico Giancarlo ha anche visionato e messo mano. Però in questo il lockdown mi ha aiutato perché sono un po' ferma, molte cose sono ferme a livello di format televisivi. Quindi c'è nell'aria un allenamento nonna-bambino, in quella fascia pomeridiana che è un po' lasciata a morire quando ci sono i nipoti, le nonne che vanno a riprendere i nipotini, e che poteva essere qualcosa di molto utile. L'avevamo provato, cioè, era un bel progetto, questo non lo so se Beh, avrei. si può fare come quello che stai facendo adesso, contattando le nonne e non le mamme. Cioè, questo perché adesso dovrebbe tornare il periodo in cui le nonne si dovrebbero occupare dei nipoti, Esatto. forse. Per cui potrebbe essere dei video che tu prepari a nonna Ada e nipotina Sara, invece di Lorenzo e Sara, come spiegavi prima, perché invece della mamma c'è la nonna, ecco, cioè può continuare anche quello che fai tu. Per cui solo quello, il resto. Tu comunque adesso puoi dire che lavori, ti sei reinventata, ma lavori. No, io sì, lavoro come insegnante di danza, come per postural trainer, soprattutto postural trainer, anzi, come posso. Soprattutto con questa DAD che uno deve stare sempre seduto, alla fine deve trovare. Brava Barbara, guarda, l'ultimo ho una allieva. Allora, le posturali sono soprattutto lezioni private, nel senso che ultimamente va molto esatto questa cosa di lezione privata. Si è abbassato molto il livello di età che mi chiedono lezioni posturali. Cioè io non c'è più l'immagine del over 50 col mal di schiena, over 60 che ha bisogno del mio intervento. Io sono andata là, cosa è stato? Ieri, che era lunedì, sono andata dalla mia. Perché ridete? Tutte e due Perché avete siamo over sentito 50, tutto qua, non, sì. ma vai avanti. No, guarda, sono accomunata con voi perché questa ragazza ha 22 anni e ogni volta che vado da lei mi sento anzianissima. Perché? Perché lei senza volerlo mi fa. Lei vede me come probabilmente molto anziana, quindi ipotesi, dovevo fare una festa di compleanno ad una mia amica, quando ancora ci si poteva vedere, e mi ricordo che lei guardandomi con questi occhi sgranati mi fa: Ah, ma organizzate ancora feste di compleanno? Cioè, Piani. Così. sì, esatto. L'altro giorno però ho avuto la mia rivincita. Ah no, anche l'altra cosa era Among Us, perché io con le mie bambine gioco ad Among Us. Non so se l'avete mai sentito, è un gioco che Sì, va per la maggiore. me l'hanno spiegato i miei studenti del liceo. Grande. Quindi lei, occhi sgranati, ah, ma giochi anche ad Among Us. L'altro giorno però una bella rivincita me la sono presa perché qualche settimana fa mi hanno chiesto un'intervista su Twitch. Allora, bella soddisfatta, vado da lei, le dico: Senti, ma hai mai sentito parlare della piattaforma Twitch? E lei fa: Non tantissimo, ma di cosa si tratta? Io, ah, adesso Non qui sei ti faccio una. Tu vedere. devi dirgli: non sei una gamer, non sai cos'è Twitch, perché è Grande! più usato dai gamer.
Bisogna essere sempre al pari con quelli che ci stanno dietro l'età, nel senso che almeno ho più o meno le rimostranze di questa ragazza quando parla con i miei studenti ogni tanto, dicono: ah, ma come lei conosce? Ma come lei ascolta? Eh sì, cioè comunque, no, ti vedono di un altro, del 1850, che Cioè, di con un'altra dello dimensione. spartiacque che c'era probabilmente nella nostra generazione, che è innegabile tra me e i miei genitori, cioè comunque sia, io c'è sempre stato un bello spacco tra, secondo me, con questo discorso dell'avvento analogico-digitale è ancora più marcata la differenza. Quindi io devo essere sincera, sto facendo un po' fatica ad avvicinarmi, però lo desidero un po' anche per conoscere il linguaggio delle mie figlie, perché è fondamentale, fondamentale. Sì, Tanto infatti guarda, quando comunque. crescono te lo diranno loro, eh. Oh, mamma, dai, eh. Intanto siamo lì, eh? Non è che. TikTok no? Cioè, ideale per il TikTok. Allora, TikTok mi sono iscritta solo per conoscere, tra virgolette, il nico, però no, 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 no. Ma è ideale. Tu fai i movimenti, fai le cose, secondo me lì fai il Tu hai boom, eh? ragione, ma cioè, ti Non ce la fai ripeto, più. io sono cioè, faccio veramente fatica, non sono, io non amo condividere, nonostante queste due chiacchiere che stiamo facendo in amicizia tra di noi, è una cosa che proprio fatico a renderla mia, quindi TikTok l'ho fatto solo per conoscerlo, poi no, no, dai, lasciami Twitch, Ok. lasciami Ok, Twitch, Instagram. Instagram e Facebook, giusto? YouTube. Allena Perché mamma, vede i tuoi video, ti può chiedere le lezioni private, giusto? Le lezioni, i video privati, hai detto c'è un numero, sempre c'è una. tramite No, Facebook, non ho un Messenger. numero di lezioni, cioè io fai 5 sezioni, tu prima parlavi di ripetute, cose che io non. Che non Non ho so, anni fa quando si andava in palestra, ma c'era il T-Rex. Per cui non so, tu prepari 5 esercizi in un video solo, lo mandi via mail, loro si vedono l'esercizio, funziona così, giusto? Cara, Esattamente, cara, la mamma, io ho bisogno di 5 esercizi. Lei, tu chiedi che film guarda il bambino, cosa mangia, eccetera, eccetera, in modo tale che tu gli costruisci una sorta di. Sì, di cartoni, di art attack personalizzato, cioè dove tu vai a spiegare, sì, per bambini. bravo, bravo. L'altra cosa che chiedo è le parti del corpo che vuole allenare la mamma, perché a seconda di quello che lei mi dice, che tendenzialmente, Barbara, correggimi se sbaglio, quali saranno le parti che chiedono sempre tutti? Ma le gambe, i Gambe, glutei e l'addome. l'addome. Quindi diciamo che la Così, ma l'ho vabbè. per sentito dire, lo sto dicendo. Sì, esatto, non ne abbiamo bisogno noi due, però. Cosa sono? I Dove glutei e sono? l'addome. Ormai cose passate, noi adesso ci concentriamo su altro. Senti, io direi Alleniamo il che cervello. riallineiamo il cervello, la cultura passa per l'ora blu. Io direi che la chiacchierata l'abbiamo fatta, e per cui noi non ti disturbiamo oltre. Vai a Adesso preparare le tutti tue ad bambine, le allenarsi. tutti a allenarsi, no, tutti a cercare lei e a chiedere a lei se avete bambini piccoli. Secondo me è l'ideale, vi divertite perché non è proprio il classico esercizio, non so, io faccio proprio il banale, quello così. O al limite, se prima di salutarci, se vuoi farci vedere in diretta, qui a video qualcosa, non so, magari io che sto sempre Io in seduto. diretta mi piacerebbe vedere invece, non so Barbara se sei d'accordo, Giancarlo, che mi Dimmi. ipotizza una posizione di equilibrio, in posizione monopodale. Vuoi la versione mamma, che Ma dico i tecnicismi, o la versione no, bambino ma lo io co accetto? co come faccio? Hai Io versione posso farti bambino, vedere? secondo me. Giancarlo fa il bambino. No, ma io Allora. non posso mettermi in piedi, tutto quello che vedi è questo, eh? No, tu puoi fare questa cosa allora. Dimmi. Bambino Lorenzo, cioè la bambino chiama, in questo caso diamo il nome Gianca. Gianca, Gianca, Gianca. solo allora a livello posturale, siamo bambini Sì. che ho bisogno di vedere mi dici un animale dal collo lungo, Gianca? Giraffa.
Bravo! E allora, insieme alla mamma Barbara, diventiamo giraffe dal collo lungo, 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 bravissimi. E da lì poi partono tutti gli esercizi con la giraffa dal collo lungo, di modo che il bambino mantiene la postura allungata, la mamma anche, da lì si parte. Ok, mento lungo lungo, il mento deve essere qua sul collo o può essere Beh, perché io. qualcosa ne sai No, già, non allora. fa più niente. Allora, a parte che ho dei problemi anch'io ogni tanto, anch'io vado non stop, ma vabbè, ma questo è che ho in casa due che durante il lockdown mia moglie e mia figlia facevano yoga, per cui io facevo DJ, nel senso che facevo play sulla musica, quella rilassante yoga. Però c'è mia figlia che insiste tanto sul fatto di quando ti svegli la mattina animarti dritto, attaccare il mento sul collo e stare un tot di minuti in questa posizione, ovviamente aiutandoti con il respiro, vero, Aluna Mamma? Bravo, bravo. E Ecco. concludo per una piccola pillola per noi Anta, l'idea sarebbe farlo sdraiati a terra, perché a terra la tua postura è perfetta, nel senso che in piedi anche leggermente una spalla più avanti, ognuno di noi ha un difetto di postura, ognuno di noi, quindi anche leggermente una spalla in avanti, quando sei a terra senti che c'è un disequilibrio tra destra e sinistra, quindi a terra sei costretto a rimanere in perfetto equilibrio e quindi questo movimento di testa diventa, che bello vedervi così interessati, mezz'ora di puntata, l'ultimo No, minuto no, siete no, no, ma noi interessatissimi. siamo interessati, si è stato interessati mezz'ora, non è del resto. Ma Ma non adesso parlavi perché direttamente, ma perché parlavi a noi? Cioè, io mi sentivo coinvolto. c'è giraffe, quindi Mi hai volevamo. fatto fare la giraffa. No, comunque, sdraiati a terra, semplicemente questo esercizio di abbassare il collo oppure di ruotare a destra e a sinistra è già molto terapeutico. Ti sembra di non fare niente, ma hai già fatto tantissimo. O la mattina, o in aggiunta, l'ideale è prima di andare a dormire o prima dell'ora di cena, cioè a conclusione della giornata per risistemare un po' il corpo. Io così Guarda, ne se, direi, guarda, perfetto. Io adesso lo faccio solo perché me l'hai detto tu. Mi sdraierò tutti i giorni. Tanto il tappetino ce l'ho. Prima che si svegliano gli altri per non far vedere figuracce a quelli della mia famiglia che mi metto a fare queste cose. Maria Grazia, grazie, grazie, grazie. È stato grazie. veramente divertente e soprattutto anche. Spero che serva perché noi continuiamo a dire: non but fate buttare giù da questo lockdown, tutto il delirio che è arrivato, cercate nuove spinte che arrivano, che poi magari le cose si evolvono e cambiano. Per cui grazie per averci spiegato il tuo modo per aver affrontato questa cosa. Saluto tutti in famiglia e visto Grazie a voi che per ci avermi invitata, è stato un piacere. e magari non so, quando finalmente ci sarà un tuo format televisivo ci risentiremo. Ci rivedremo, mi Ci piaci. rivediamo. Grazie Ciao, a Barbara, presto. grazie Ciao. veramente Ciao a Gianca, è stato un tutti. piacere. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.